Salve a tutti, siamo alla lezione numero 44 e parleremo della sonata antica. Prima dell'avvento della sonata bitematica e tripartita, di cui i massimi esponenti furono Haydn, Mozart e Beethoven, il termine sonata si riferiva ad un brano monotematico e bipartito. Che il tempo sia allegro, adagio o andante, la forma rispetta i canoni del bipartitismo con modulazione alla dominante o al tono relativo, alla fine della prima parte. Nel prossimo esercizio completeremo le parti mancanti, in particolare alle misure 3 e 4 ripeteremo il tema. Dalla misura 9 alla 12 il tema sarà esposto al relativo maggiore, infine dalla misura 17 alla 20 ripeteremo la prima misura del tema opportunamente modificata secondo l'armonia del basso. Tempo 6 ottavi, tonalità Re minore. Propone un altro tema da sviluppare, tonalità Fa maggiore, tempo 4 quarti, allegro. Salve a tutti, siamo alla lezione numero 45 e parleremo di enarmonia e pedale. In quest'ultima lezione sull'armonia accenneremo brevemente a qualche procedimento utile all'improvvisazione. L'enarmonia, cioè il cambiamento del nome di un suono, ci permette di considerare diversamente un accordo. Ad esempio, la sesta eccedente, innalzata con un'alterazione, sale di un semitono. Vediamo qualche esempio. Fa maggiore, sesto grado tra 6, quinto grado con la sesta eccedente, formata dalle note Do, Mi, Sol, La diesis. Il La diesis, essendo alternato con il diesis, tende a salire al Si.
Un altro argomento riguarda l'accordo di settima diminuita, che ha la particolarità di essere composto da terze minori sovrapposte. Per questo motivo, se lo rivoltiamo, non cambia aspetto e ogni nota di questo accordo può diventare sensibile di una tonalità minore o maggiore. Abbiamo perciò la possibilità di modulare a 8 tonalità diverse con un solo accordo di settima diminuita. Vediamo il perché. Questo è l'accordo di settima diminuita costruito sul Do. Mi alzo di un semitono, ancora di un semitono, e questo è il terzo accordo. Se mi alzo ancora di un semitono, ottengo il rivolto del primo accordo, e così via. Quindi, se io faccio una posizione di Si, Re, Fa, La bemolle, posso modulare il Si, diventa sensibile di Do, maggiore o minore. Adesso rivolto il primo accordo, Re, Fa, La bemolle, Do bemolle. Il Re diventa sensibile di Mi bemolle, maggiore o minore. Rivolto ancora l'accordo, Mi diesis, Sol diesis, Si, Re. Il Mi diesis può diventare sensibile di Fa diesis, maggiore o minore. Rivolto ancora l'accordo, Sol diesis, Si, Re, Fa. Il Sol diesis può diventare sensibile di La maggiore o minore. Ogni tonalità ha il suo accordo di settima diminuita sul settimo grado, ma se consideriamo inarmonicamente questi accordi ci accorgeremo che ne esistono solo tre. Quindi con tre accordi formati da quattro suoni ciascuno possiamo modulare a 8 tonalità con ogni accordo. 8 per 3 fa 24 e abbiamo tutte 24 le tonalità a disposizione con questi accordi. Il pedale è una nota prolungata sulla quale si formano successioni di accordi anche estranei alla nota in questione. Solamente il primo e a volte l'ultimo accordo devono essere in rapporto con la nota pedale. Generalmente il pedale si forma sulla tonica o sulla dominante. Lo possiamo trovare in molte composizioni barocche o nei tempi di sonata e nei concerti, sia come nota tenuta che come pedale figurato. Qualche esempio: Bach, primo preludio dal clavicembalo ben temperato, secondo libro. Un altro esempio da Beethoven, sonata opera 14 numero 1, primo tempo. Si è detto che la nota pedale deve appartenere al primo e spesso all'ultimo accordo. L'armonia potrà essere una successione di accordi cadenzali, primo, quarto, quinto, primo. Vediamo l'esempio precedente di Beethoven. Primo, quarto, quinto, primo. Oppure può essere una progressione. Vediamo un esempio di progressione. Pedale può essere utile pensare ad una linea melodica ascendente o discendente. Il prossimo esercizio è a due voci, ne aggiungeremo una terza come voce mediana e avremo cura di riempire gli spazi ritmici e di compensare le sincopi della linea del soprano.
Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.